Eccoci qua. Buonasera, buonasera, buonasera Antonino. Buonasera, ben trovato, ben trovato Graziano. Allora, stasera buonasera al a te, della buonasera settimana... a tutti. Con... Sì, sì, dimmi dimmi. No, dicevo, stasera, l'altra volta che era una bellissima piazza, sono in un posto abbastanza così, eh, nel senso che originariamente negli anni 60, quando fu st eh, stato creato, era un bel posto, nel senso che era eh, una vecchia Filanda trasformata in centro commerciale. Peccato che ormai il centro commerciale, insomma, non è più proprio uno di quelli più moderni e quindi è un po' così, e quindi non faccio vedere niente. Ok, perfetto. Allora, intanto salutiamo i nostri Leonardo e Anita, i nostri eh, ormai diciamo ospiti, eh, non mi viene il termine. Vabbè, lasciamo stare. Eh, soliti, i soliti noti. Grazie per il bel taglio di capelli a Leonardo. Ospiti fissi, esatto, mamma. Afficionados esatto eh, quindi buonasera, buonasera a voi, sì, sì, sì. a chi sì, ci seguirà sento. in uh, differita. Le uh, Antonino, qual è il tema di questa puntata? Così a gamba tesa, vai. Ma dai, ti sei inventato una. Cosa che è poco, eh, un che ci farà parlare per giorni giorni e giorni. Io non so perché non, tu vuoi essere sempre così. Devi lanciare argomenti che poi alla fine non riusciamo neanche a sviscerare perché ce ne sarebbe. Vabbè, allora intanto vi dico che questo parcheggio si chiama Piazza Arnoldo Mondadori. Quindi niente oh. di più, niente di meno. Che una... Dedicare un parcheggio ad Arnoldo Mondadori già mi sembra una cosa divertente. e visto che pa abbiamo parlato di Arnoldo Mondadori. Questa sera parleremo di generi. Ma visto che i conti delle persone che commenteranno, te li becchi tutti te perché io dal telefono non riesco a vederli, dico adesso largo ai vostri commenti: quale genere preferito? E soprattutto leggete un genere in particolare o ne leggete solo uno? E allora, visto che me l'hai fatto presentare a me l'argomento, adesso parla a te, dici qual è il tuo genere preferito? <ride> allora, io devo dirti la verità, eh, sono un po' a fasi, vado un po' a fasi, eh, mi piacciono però diversi generi. Uno è il genere, non so se definirlo gotico, ma penso che Zafon con, i, con la tetralogia dei, del cimitero dei libri dimenticati possa rientrare nel romanzo gotico. Uh, o comunque, comunque sia diciamo thriller ah, però un, un thriller a tinte fosche io direi che uh, la tetralogia del cimitero dei libri dimenticati rientri uh, nel, uh, nel gotico antonino mi si è bloccato no non mi dire che l'ho perso dai io spero che tu torni subito anche perché non mi da no l'ho perso del tutto vabbè uh, tornerà Antonino eh, dicevo: mh, tetralogia dei libri, del cimitero dei libri dimenticati. Quindi mh, andiamo sul gotico. Ma mi piace molto anche il romanzo umoristico. Infatti, sono fan accanito di Francesco Muzzo Pappa, eh, che vi consiglio <ride> giustamente, Leonardo. <ride> Facciamo prima a dire quelli che non ci piacciono, sì, perché poi in realtà però non è tanto eh, il, cosa ci piace e cosa non ci piace, più che altro qual è, eh, av avrai immagino una predilezione per qualcosa, no? Sì, poi alla fine si legge tutto, io ho, ho di tutto in libreria, anche se è ancora un po' sfornita. Ma vado dal classico al thriller, al thriller psicologico, al, al gotico, come ho detto, all'umoristico. Però se, ti dovessi, se vi dovessi dire un genere in particolare. 111, eh, uno, 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 che mi viene è il gotico. Ma subito dopo seguito dall'umoristico, che, se vogliamo, sono anche un po' gli antipodi. Però oh, eh, i gusti sono gusti, non si, va, non si possono sindacare in alcun modo, e quindi bisogna <ride> farci i conti. Salutiamo anche Silvia Rossini, naturalmente che è accanto a Leonardo e che ci saluta, ciao anche a te. Speriamo di recuperare presto uh, il buon Antonino che ci doveva raccontare, ha detto la piccola chicca sul parcheggio intitolato ad arnoldo mondadori non a caso eh, non a caso perché perché c'è una mh, una cosa che ha scoperto oggi che non sapeva che ha scoperto oggi e che mi ha detto che non sapevo neanch'io eh, ora se qualcuno di voi lo sa legata al luogo al, 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 al borgo in cui si trova e um, che insomma è molto interessante perché è legata naturalmente al mondo dei libri. Eh, e il fatto che il parcheggio fosse intitolato a Arnoldo Mondadori è un piccolo indizio che Antonino vi ha dato prima. È tornato e lo riaggiungo alla diretta. Eccolo qui! Forse adesso il... andrà meglio. Spero perfetto! Sì, perfetto. È allora, mi dicendo... chiedo scusa. Non fa niente, tanto va benissimo così. Allora, stavo dicendo, secondo te la tetralogia del cimitero dei libri dimenticati rientra nel genere gotico o lo metteresti nel macro genere thriller? Bella domanda. Bella domanda questa. Uh, uh... Sai che secondo me potrebbe stare in tutti e due, anche se spesso viene... Sai che è particolare questa domanda perché spesso viene messa nel... tra il genere gotico, beh, non a caso eh, non a però caso, insomma, senzafonamente un thriller. Caspita, che bella domanda non... che mi hai fatto. Non a caso Zafon è considerato il Dickens di Barcellona, quindi insomma, per questo, no? Il gotico, eccetera. Leggo un paio di commenti. Uh, Leonardo dice che, come dicevo prima, dipende dal momento. C'è una pila di libri sul mio comodino da leggere in parallelo, in base all'umore. Sì, vabbè, va eliminiamo l'argomento: pila di libri da leggere, perché io penso che uh, tutti i lettori abbiano. Ora sul comodino o meno. Ma tutti i lettori abbiano ne so una lista di una lista di libri da leggere che conta almeno 500 titoli altrimenti <ride> non, si, non si va um, dice annita invece che fa no, fatica ma la cosa, col cosa bella della pila la, la cosa bella della pila sarebbe anzi sì. guarda mi è venuto in mente proprio mentre leggevi il commento di leonardo fate una fotografia alla pila che avete sul comodino e postatela su libri per passione certo Certo, <ride> bellissimo. Anche tra i commenti. Se vi va, questa, io questa ovviamente diretta. non la posso fare nel senso che ho con me una decina di libri, ma perché sto facendo gli appuntamenti con te, gli appuntamenti in radio, eh, le presentazioni, quindi ho tutti i libri che mi sono portato dietro. Beh, però, volendo, domani la metto, guarda, domani tra le altre cose il comodino è anche particolare, quello della stanza dove, dove sono questa, questa mattina, domani mettila anche tu, così stai, alla fine sarò svegliato. Quando, quando poi ci sono, poi ci sono un po' di foto, faccio un collage e lo posto. Ok, perfetto. Ma quindi ognuno. Anzi, facciamo un'altra cosa. Sì. Se sei d'accordo. Ognuno la posta sulla propria bacheca, taggandoci. L'hashtag Libri per passione sul comodino, ah, ok, <ride> così perfetto. almeno tu per andare a cercare le foto, basta che fai l'hashtag e le trovi tutte, certo, certo, va benissimo. Libri per passione, quindi hashtag libri per passione sul comodino. Anzi, guarda, lo scrivo già nei commenti. Libri per passione sul comodino. <ride> Così almeno eh, lo potete copiare. Allora, dicevo, quindi, eh, per quanto riguarda Anita, stavo leggendo il commento prima, lei fa fatica con il fantasy, ma sono sempre curiosa. Beh, il fantasy, diciamo che è un genere particolare. Uh, ti può piacere uh, è una cosa che secondo me o si ama o si odia perché fa parte di quel di quel um, cioè è un genere che uh, ti fa immergere in un mondo totalmente inventato dove ci sono entità umane o meno che sono totalmente inventate e lontane dalla realtà quindi um, se la cosa che penso, penso subentri anche un tratto caratteriale, quindi eh, sì, ci sta che non ti piaccia. Cioè, poi, alla fine dei conti, non, è una domanda che non ha risposte sbagliate. È una domanda che eh, si rivolge al gusto delle persone. Cioè, eh, come dicevamo prima, come diceva prima Leo Leonardo in uno dei suoi commenti, non c'è. Un genere che ti piace, un genere che non. Ti... Sì, sì, magari il genere che non ti piace c'è, però diciamo che da lettori mh, tendiamo a leggere un po' la qualunque: c'è il genere che è più vicino ai tuoi gusti, e io ti dicevo prima: il genere mh, gotico, se inseriamo quelli lì, eh, non può che essere quello uno dei miei generi preferiti, e l'altro che è agli antipodi, stavo dicendo prima che tu ti riconnettessi e l'umoristico, infatti sono un grande fan di Francesco Muzzo Pappa che cogliamo l'occasione, diciamo che eh, mercoledì prossimo sarà con noi. Lanciamo Quanto questa bomba ci così. Voglio dirlo. Quanto ci eh, sì, a dirlo. <ride> allora, eh... Però non avevo sentito perché mi sono sconnesso praticamente subito eh, dopo averti fatto la domanda. Non avevo sentito che avessi detto che il tuo genere preferito è il gotico. Mi, mi mancava questo. Bello. Ma quindi ho sì, se... anche i classici del gotico, quindi anche Mariscelli, quindi Bram Stoker, eccetera? Sì, sì. Come no? Certo, ho letto ah, tutti: Frankenstein, eh, Dracula. Dracula, tra l'altro l'ho finito di leggere ma non più tardi di un mese e mezzo fa, a rileggere naturalmente. Ma eh, lo sai ehm... che è uscito l'inverno scorso eh, Dracula scritto da un pronipote di Stoker? Sì. L'ho letta la notizia. Non ho letto il libro. Ho letto la notizia, non il libro. È da recuperare, eh, è proprio no. un bel libro. È proprio un bel libro. Bello non l'hai letto. Lo... Certo, assolutamente. Eh, che ne so, anche lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde, certo, certo. ricordo tutto, che lo lessi. Diciamo eh, che il gotico puro è 800, poi tutto ciò che è stato sì. fatto dopo si ispira a quello. Ci sono belle prove, belle, prove meno carine, però il gotico puro, se, se vogliamo andare a cercare da dove nasce, nasce lì. Sì, ed è un genere che mi affascina. Perché mi affascinano le ambientazioni e le descrizioni che, insomma, da, da, da buon gotico devono avere delle caratteristiche. E, delle car insomma, devono essere delle descrizioni un po' a tinte fosche. Certo. Eh, certo, e certo. quindi. Deve, deve farti entrare nell'ambiente, deve un po' intimorirti, ma non troppo, nel senso esatto. che non è un thriller. Non è, non è veramente. Eh, il gotico è, è un genere di quelli che a me piace molto, nel senso che non è il mio preferito. Ma mi piace molto perché ha le tinte un po' di, di diversi generi. E a me piace di solito questa cosa, la miscellanea tra i generi. Infatti, normalmente, se tu mi chiedessi come io ho fatto con te, in, uh, in scivolata, qual è il tuo genere preferito, non te lo saprei dire. Uh, perché no, ecco, me, scusa, no, non ti come... devi buttare. Adesso non ti devi buttare. No. No, io era proprio quella te, la domanda che ti stavo ti... per fare. <ride> come, come, dicevi tu, come dicevi tu poco fa rispondendo ad Anita, eh, leggendo di tutto, perché poi a volte, sai, questa cosa qua del leggere di tutto per alcuni è una, um, un limite, per altri è una una cosa forte perché per esempio tu hai detto non c'è nessuno no non hai detto così scusami ripeto ti stavo facendo un virgolettato che in effetti non hai detto eh, hai, hai detto prima che molti di noi leggono un po' di tutto ma non è per forza così io conosco ho conosciuto grazie al fatto di aver lavorato in libreria ho conosciuto persone che leggevano quasi ed esclusivamente un genere e appena tu cercavi di portarli fuori da quel uh, ring diciamo così Uh, storcevano un po' il naso e ogni volta che io cercavo di suggerir loro qualcosa che fosse leggermente diverso, uh, poi ci rimanevano male. Mi dicevano: No, Manto, dammi qualcosa che sia nelle mie corde. Spesso le nostre corde sono da anche dei limiti. Uh, io ho un genere preferito, non ce l'ho. Anche perché poi, secondo me, eh, quando si parla, sai c'è quella definizione che si. che quelli colti, quelli bravi dicono la letteratura di genere. E dico, è quale genere? Perché poi, cioè voglio dire, eh, quando uno dice la letteratura di genere, a quale genere allude? E di solito lo fanno quando si parla di thriller, di polizieschi, eccetera, no? Eh, però, secondo me, non, non vuol dire niente, nel senso che eh, se io penso a quello che sto leggendo in queste settimane e sto leggendo... Narrativa, realtà, verità, uh, narrativa, finzione. Sto leggendo uh, un, un albo illustrato che racconta di musica ottocentesca, di tutto un po'. E leggerò un thriller. Ho letto un saggio uh, che ieri dovevamo presentare, uh, Belle di faccia. Uh, posso, quindi... posso, posso, posso scommettere sul thriller che leggerai? Dimmi. Leggerai quello Dimmi. della Barbato. Eh, ma esce il primo giugno. Eh, vabbè, hai detto lo leggerò, siamo al sì. 20 maggio. Sì, sì, esce il primo giugno, certo. Prima l'ho anche sentita, ci, cioè, ci siamo scritti eh, perché dobbiamo organizzare ovviamente la presentazione a Pesaro, e quindi non vedo l'ora. Anche perché mi ha incuriosito molto eh, l'ultimo ospite, si intitola e lei sì, ho ha letto molto, ha, postato la seconda, ha postato su Facebook la seconda di copertina, l'ho letta anch'io, mi, mi, mi ha interessato parecchio. Sai una cosa che mi incuriosisce molto. Cioè lei, lei al sabato sera fa questo giochino che è un po' giochino, un po' divertimento, Però io, io li leggo tutti, tutte le cose che gli chiedono che le chiedono, e leggo anche le sue risposte. Lei, quando, al sabato sera fa la, come si dice, il box delle domande, chiedete quello che volete e io le ho chiesto uh, in uno di questi sabato sera credo due o tre sabati fa mi piacerà e lei mi ha risposto ma sai che non lo so <ride> io sono rimasto malissimo perché <ride> perché a parte Beh, che i eh. sono i miei suoi libri preferiti uh, sai, sai cosa sì se il, il, il sì. direttore marketing della sua casa editrice non sarà affatto contento della risposta perché è, è proprio una risposta no, ammazza perché, ok, vendite conosciamo ormai da così tanto tempo ci conosciamo sì, tanto sì, sa che le prenderò comunque 5 6 copie quindi, perché tanto sa che io lei la regalo anche poi vado sempre a bocce a, 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 come si dice a, come, come si dice quando sicuramente una roba ti piacerà a colpo sicuro. A scatola chiusa, a colpo sicuro, esatto. E niente, quindi sì, il thriller probabilmente sarà quello, ma forse prima di lei ne leggerò un altro, perché ne presento uno il 31 maggio, quindi il thriller sarà un altro. Cos'è che volevo dirti? Quindi il mio genere preferito, non lo so se c'è, invece volevo rispondere ad Anita per quella cosa del fantasy e quello che hai detto tu sul fantasy. Sì intanto il fantasy è un genere vasto come, come sì, lo, lo diceva anche Leonardo vasto, no? cioè, lo diceva, diceva eh, anche Leonardo nei commenti dice che ci sono un sacco di sfumature del fantasy eroic, grindmark high fantasy, Infatti low non fantasy non avevo accetta. dubbi che Leonardo aveva, avrebbe colto l'occasione <ride> per farlo però non, non leggendo io i commenti non lo sapevo eh, ti dico, sì, sì, sì. è un genere talmente vasto che non si può dire il fantasy non mi piace. Perché, per esempio, faccio un esempio visto che ne abbiamo già parlato, e, e par ne parleremo perché dovremmo dobbiamo ancora organizzare la puntata su tolkien, cioè fantasy J.K. Rowling fantasy tolkien non hanno niente in comune, cioè o meglio, dal no. punto di vista delle trame, non hanno niente in comune, dal punto di o meglio. Dal punto di vista della struttura i libri sono scritti esattamente nello stesso modo, ed è infatti per questo che piacciono. Perché sono scritti bene, sono strutturati bene, organizzati bene. Però le, le dinamiche, i personaggi, le caratterizzazioni, le ambientazioni sono del tutto diverse. Se pensiamo a Shannara, eh, di Brooks è tutt'altra cosa. Uh, se pensiamo a Hunger Games è tutt'altra cosa, The Maze Runner è tutt'altra cosa, cioè diciamo che il fantasy anche lui come il distopico attecchisce a più mondi, attecchisce al eh, scusami come il eh, il gotico attecchisce a più mondi, attecchisce al distopico, attecch attecchisce allo storico. Uh, secondo me quando uno dice adesso sto per sparare la bomba questo non mi piace e in questo non mi piace include tutto un genere Anita non lo sto dicendo a te, ma lo sto dicendo a tutti quelli che di solito lo dicono non ha mai letto quel genere. Perché per esempio, Gaiman, Neil Gaiman è, è fantasy, ma non è accomunabile a nulla di quello che io ho citato fino adesso. Ehm uh, Guida intergalattica per autostoppisti è a metà fantasy e a metà umoristico e non è accumulabile a nulla di quello che ho citato fino ad oggi. Quindi potremmo andare avanti così per minuti. E quindi secondo me, quando si dice quel genere non mi piace, forse si è letto qualche libro che non ci piace e diciamo quel genere non mi piace, o forse addirittura non se n'è neanche letto nemmeno uno perché è tendenzialmente quel mood. Crediamo che non ci possa piacere, e a volte abbiamo fatto, ti, ti devo dire la verità. Io su questo non sono totalmente d'accordo, perché è vero che cambiano cambia molto, soprattutto un genere vastissimo come il fantasy, eh, cambia di molto. E, mh, da un autore all'altro, ma come diceva Leonardo, dice anche tra il tolkien, de, tra il tolkien di Lot e il tolkien di. Rove random sì. eh, insomma ci sono immagino perché poi dice by Silvia Rossini <ride> immagino Silvia Rossini che intenda che tra le due cose dello stesso autore ci siano delle grandissime differenze ok, sì, però quando parliamo di fantasy a me viene in mente un mondo eh, popolato da creature che siano umane o animali eh, Totalmente inventate, cioè ci, ci, mi, mi viene in mente il drago, mi viene in mente l'elfo. Eh, mm. No, non in tutti i fenomeni. Quando parliamo inizi. di sì, mm. Però, per esempio, diciamo se vogliamo... faccio, faccio sempre questa, questa quando mi viene detta questa cosa che hai detto tu perché non, non sei il primo che me la dice. Ovviamente, per fortuna, eh, perché vuol dire che ci sono, esistono persone pensanti eh, la fantascienza. Ma Non è una dal fantasy, eh? Sì, ma non è fantasy. Allora, ma la fantascienza è che, ecco, infatti, ti, ti correggeva Leonardo dicendo che guida, guida Galattica per Autostoppisti è fantascienza umoristica, mm. Mm. <ride> mm. 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 apriamo quest'altro dibattito. Comunque, bene. per chiudere, per voglio chiudere voglio la, venere, la, la, la parentesi, mm. però, la fantascienza è. Uh, cioè, è fantascienza, quindi, è, se vogliamo, è un fantasy, uh, però, strutturato in chiave credibile, cioè è fantascienza, <ride> nel senso, <ride> no, nel Scusa, senso che, scusami, tu... scusami, mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo. Ok. okay? Quindi le denunce, se qualcuno vuole denunciare, qualcuno, denunci me <ride> e non libri per passione, e non Graziano Cecere. È credibile come credibile la Bibbia, no, non mi sono spiegato allora. Perché, <ride> Voglio dire, allora, io quando penso per esempio, io non di... sono d'accordo perché Leonardo adesso ha scritto Star Wars. È fantascienza. Non è fantasy. No, scusa, il contrario, non è fantascienza, è fantasy. Ora. Sì, allora, è vero, perché ci ma perché, ma perché? Perché io ci so sono i vari Jabalat... Perché... No, ma... Allora, il fatto, è... il fatto è questo. Allora, il fantasy... Beh, allora non abbiamo parlato di niente e sono già passati 25 <ride> minuti. Allora, allora ragazzi, beh, quando io ti dico che il fantasy... È strutturato in modo che ci siano delle creature umane o animali che non possono esistere perché non esistono, cioè gli unicorni, non esistono a livello terrestre perché non ci dimentichiamo poi che sono comunque romanzi ambientati sul pianeta Terra. Che io ricordo che eh, queste... nemmeno un uomo può vivere mille anni, <ride> sì, e si chiama Matusalemme. Beh, Okay, quindi la Bibbia è un fantasy. Okay, siamo, ci vogliamo prendere <ride> questa guerrilla dalla Santa Sede, non c'è problema. La Bibbia è il più grande fantasy della storia. E siamo d'accordissimo. Siamo d'accordissimo, <ride> ma lì entriamo in un'altra. Un, entriamo in un. Secondo me in un altro spicchio. Che è Di quello dell'ultra, del, no, del miracoloso, no? Sì, sì, vabbè, adesso io sto facendo lo scemo, però no, 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 assolutamente. No, beh, leggi, per farti per esempio cioè però 6S, la fantascienza se tu leggi Lewis uh, Narnia Narnia i sette volumi che compongono Narnia ce ne sono tre in particolare che rimandano alla Bibbia all'ennesima potenza e io infatti mentre li leggevo dicevo no non è possibile ma sul serio e... eppure no ti dico veramente non... adesso Fai quello che vuoi se vogliamo approfondire ancora, ma se no, perdiamo veramente un sacco di tempo o comunque investiamo un sacco di tempo e stiamo parlando solo di un genere, e allora mi viene da chiedere e l'horror l'horror non è fantascienza, l'horror non è fantasy, o l'horror è realtà pura a volte edulcorata. Allora, il fatto è e questo: thriller... nel momento in cui allora, nel stesso... momento in cui nel momento in cui tu mi insegni, perché tu io leggo da più a tempo nessuno, di me. No, no aspetta, su questo punto di vista... Io non insegno di nessuno. <ride> allora, quando si comincia una lettura, esatto. si fa il patto di sospensione dell'incredulità. Esatto. Ok, esatto. Eh, su, questo, eh, siamo, su questo siamo tutti d'accordo. Okay. Nel momento in cui facciamo il patto Guardate di sospensione dell'incredulità... Tutti lo sanno. In che senso? non tutti lo sanno infatti se tu, ti se tu eh, provi a parlare con anche fortissimi lettori eh, a volte una delle critiche che viene fatta ai libri è eh, ma cazzo non è credibile sì, e se tu sai, allora, io non dico e se tu no allora, però questo è diverso lo scrittore, quello che tu ti fidi di quello che lo scrittore ti sta raccontando questa cosa non la dovresti dire però il patto di sospensione dell'incredulità non è che deve scendere nella fede, cioè io no. faccio con l'autore del romanzo, faccio un patto di sospensione dell'incredulità. Si, si chiama così. Però, se io sto leggendo un thriller, so già che il patto di sospensione dell'incredulità che io stringo all'inizio della lettura rientra, cioè, contiene delle clausole. Che sono le clausole del thriller. Quello del fantasy alle clausole del fantasy, quello della fantascienza, quello della fantascienza, l'horror, perché non rientra secondo me nel fantasy o nella fantascienza? Perché nel momento in cui tu stringi il patto di sospensione dell'incredulità con, con un autore di libri horror. Uh, lo stai facendo accettando determinate clausole. Le clausole sono che io accetto che ci sia una creatura sovrannaturale solo se è messa all'interno del romanzo per farmi caccare sotto. Quindi non ci può essere... Per, per, per intenderci, non ci può essere Firenze, no? Perché Firenze è una creatura totalmente, inventa eh, totalmente inventata, che però è buona. Un personaggio positivo. Io mi aspetto eh, altri, che il personaggio sovrannaturale che... sia... Come si chiamano quegli animali... Sì, ma ci sono entrambi. entrambi. Cioè, nel fantasy, io, stringendo il patto, mi aspetto sia buoni che cattivi. Nell'horror io mi aspetto solo cattivi. Capito? Queste sono, secondo me, le differenze di genere. Nel momento in cui... Tu ti aspetti una cosa, e nel momento in cui fai un patto con un autore e quell'autore non rimane nei confini che il patto legato al genere ha stabilito, il lettore poi alla fine ti, venga a ti viene a dire: non è credibile. Non perché non abbia stretto il patto con l'autore, ma perché semplicemente forse l'autore è, è un po' uscito dal seminato. Così come ci sta uh, redarguendo Leonardo, siamo usciti dal seminato anche oh, noi. siamo usciti dal seminario. <ride> <ride> è questo. Quindi, comunque, io non so se il ragionamento che ho fatto è chiaro. però sì. io, per, Tutto è questo tutto per dire che è ci sta. Assolutamente. Io, ci, ci sta che uh, quello che dice Anita, che col fantasy, che poi ha, ha aggiunto, non è che col fantasy generalizza, che il fantasy generalizzato non mi piace, dice che uh, lei con l'astratto fa fatica. Non mi tiro indietro, infatti mi sto approcciando a Harry Potter. Questa Apropos nota di redazione dopo la puntata che abbiamo fatto noi su J.K. Rowling. Hai letto il primo? <ride> no, ha detto Vabbè, che ha... Al buio, ha. Io non leggo i commenti, non per qualcosa Vai tranquillo, Vabbè, te, li no. io, eh, te li leggo io, te li leggo io. A disposizione, Harry Potter e il calice di fuoco al momento. Ok. Come... No, 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 no. Non no. cominciare da quello. No, piuttosto. No! Che è successo? Così di botto ci ha lasciato Antonino. Vabbè, comunque penso che stesse dicendo qualcosa del tipo Anita, se devi leggere Harry Potter comincia dal principio perché devi man mano affezionarti ai personaggi, c'è tutta una struttura da tenere in considerazione che prosegue, eh, c'è anche una crescita se vogliamo perché um, deve essere... No, non è il primo il Calice di Fuoco. Il Calice di Fuoco, eccoti. Che fine hai fatto? Non lo so, è successo qualcosa. <ride> eh, ah, okay. Probabilmente avrei uh, sentito <ride> che Anita aveva bisogno, aveva a disposizione il Calice <ride> di Fuoco mi ha mandato in mente: no, 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 no. Anita, allora, se vuoi quando torno io a Pesaro, te li presto tutti io, ma li devi leggere dal primo al settimo. Sì, sì. Lo sto Con dicendo. Harry Potter esatto. non esiste che inizi dal quarto. La pietra filosofale, il primo dice, a, eh, dice Leonardo. Però Erato, aspetta, perché Anita si sta correggendo i segreti, eh, il prigioniero di, prigioniero di Azkaban, Azkaban eh, calice di fuoco, eh, ordine. ordine? ah sì, no, 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 scusate, rie... allarme rientrato allarme rientrato, perché ha detto che ha la pietra filosofale. Quindi è il primo, puoi cominciare allora. <ride> allarme rientrato, <ride> Anita, ti vogliamo tanto bene, ma comunque la mia, la mia proposta rimane valida, se vuoi gli altri te li presto io, ce li ho tutti e sette, te li presto così non devi star lì, magari se vorrai li comprerai se ti saranno piaciuti, anche perché questa proposta io la faccio sempre perché c'è gente poi che rimane delusa, mi spiace per loro, eh, e quindi almeno non ha speso tutti i soldi che si, si spendono per i sette libri di Harry Potter, perché anche edizioni economica non costano poco. Allora, invece, adesso ti faccio un'altra domanda speculare alla prima e che ci porterà via gli ultimi dieci minuti di trasmissione. C'è un genere che invece non ti va proprio giù? Assolutamente te lo dico, nel senso che ne ho letti diversi, ma non è come dicono gli inglesi. Non è la mia tazza di te. L'horror, a me non piace l'horror, ne leggo veramente poco e lo leggo solo se mi viene suggerito dalle persone delle quali mi fido tantissimo e se quelle persone delle quali mi fido tantissimo mi dicono questo lo devi leggere, è un capolavoro, se no l'horror lo evito perché non, non mi dà niente. A me leggere per aver paura, fine a se stesso, non, non provoca niente. È vero che come si dice sempre come diciamo sempre è un po' superficiale può sembrare <coughs> può sembrare superficiale questa mia risposta però sono anche dell'idea che se uno sa riconoscere ciò che non gli piace e, e vuole evitarlo perché no eh, e non perché stia dicendo che io so riconoscere ciò che mi piace e gli altri no tutti noi se sappiamo riconoscere ciò che ci piace e ciò che non ci piace va bene ogni tanto è giusto anche provare qualcos'altro. Per esempio, io sto facendo una battaglia negli ultimi mesi, battaglia ovviamente finta, nel senso che non, non, non tiro fuori l'alabarda con, nei confronti di nessuno, eh, contro la letteratura facile, eh, contro gli scrittori che pettinano i lettori, contro gli scrittori che ti danno tutto sul... Ti servono tutto sul vassoio, non, non in generale contro gli scrittori o contro tutte quelle storie. Però eh, secondo me la, lette, la letteratura, la lettura deve essere anche qualcosa di più. Deve essere anche. Non mi devi raccontare quello che già so, non mi devi accarezzare, non mi devi per forza abbonire. Fammi incazzare ogni tanto, fammi riflettere, e quindi mi piacciono quelle storie che mi raccontano cose che non conosco, eh, magari anche. O lunedì ho presentato eh, lunedì scorso, lunedì questo non mi ricordo, no, credo lunedì questo eh, Alfonsina e La Strada di Simona Baldelli. Eh, che è un libro storico un po' immaginifico, ha cioè un po' del, della sua, eh, come si dice? Eh, solita vena di. Eh, di, non fantasy però di eh, cose del, dell'al di là e dell'al di qua eh, e quella è una bella storia perché mi ha raccontato una cosa che non sapevo non conoscevo la storia di Alfonsina Strada e me l'ha raccontata eh, non conoscevo altre storie che sono raccontate in quel libro e me le ha raccontate eh, ultimamente e veramente poi smetto di parlare perché poi quando mi dai il là lo sai che io quando si parla di libri cazzo faccio fatica a fermarmi eh, <ride> Ultimamente non mi piacciono i libri accarezzatori, li ho definiti così. I libri accarezzatori proprio non mi piacciono. Ultimamente ne faccio a meno. Adesso, per esempio, settimana scorsa ho letto uno dei 12 finalisti dello Strega che si chiama Adorazione eh, di mh, Urciuolo. Non mi ricordo il, il nome. Aspetta, che forse ce l'ho qui a portata di mano. No, non ce l'ho qui. L'ho messo in borsa. Eh, comunque mi sembra Stefania Urciuolo. Comunque. È uno dei 12, dei 12 candidati allo strega. E è forte, è forte, perché racconta di una storia di che potrebbe essere attualità. Racconta di una donna, che di una ragazza che viene uccisa dal suo fidanzato e a causa di questa cosa viene cambiata la vita a tutti i protagonisti della storia. Lei è al suo primo romanzo, tra le altre cose, e se l'è giocata facile, tra virgolette. Eh, diciamo che non ha avuto paura di scrivere una cosa che potesse essere fastidiosa. E a me i libri fastidiosi piacciono. Sì, infatti, non a caso uno dei miei autori preferiti è eh, Herman Koch, del quale forse avevamo già anche parlato una volta io e te. Perfetto. Fatto in... Mi ha incuriosito questo libro, me lo vado a cercare. Beh, tanto... Parlavamo, di, pi... parlavamo su... di pila di libri, no? Eh, tu leggi un sacco anche sui reader, oppure prenditi l'audiolibro, la, la, ma non lo so se l'audiolibro c'è già. Però l'audiolibro eh... non c'è perché ci sono sulla piattaforma e non, non mi sembra di averlo notato come titolo. Adorazione. Però me lo trovo sull'Iri. Adorazione, va bene. Urciuolo e... si chiama di cognome, non mi ricordo il nome. Tosto, ti dico. È uno di quelli, ecco, in questo momento un altro per esempio, sempre candidato all'Ostrega. E lo so che qualcuno si metterà a ridere perché sto per suggerire un libro che ho letto qualche settimana fa, che non è facile neanche lui. Ed è ufficialmente, se vogliamo, il suo primo romanzo, nonostante lui abbia una carriera più che decennale ed è. Eh... Di Giulio Mozzi, le ripetizioni, un altro che non è facile per niente. Poi ti può piacere e ti può non piacere, però non è facile e sicuramente non ti accarezza e non ti coccola. Leonardo, a Leonardo piace la tua definizione di libri accarezzatori, mentre Anita è d'accordo con te che non le piace anche, neanche a lei l'horror, neanche in tv, dice lei. E poi Leonardo neanche? dice che fortunatamente... Neanche, neanche? in TV. In ah, TV. Okay. Uh, Leonardo poi ha detto che eravamo arrivati a un pericolo a livello DEFCON con uh, Harry Potter, uh, fortunatamente scampato. Uh, <ride> invece, io, invece io voglio concludere questi ultimi 5 minuti chiedendovi un... Uh, non un parere, un'informazione, cioè perché io onestamente non so questo genere come si chiama se è un genere particolare o se rientra in una macro-categoria che invece mi sfuggiva ho letto ultimamente Storia della mia ansia di Daria Bignardi mm. non mi è piaciuto e? e? No, la domanda è? No. Eh? e non mi è piaciuto la domanda è questa fa parte questo, questo, questo libro questo romanzo di un genere che io chiamerei pippe mentali. <ride> Ora, um, cioè, se invece qualcuno l'ha letto e sa invece a che genere realmente appartiene perché si definisce in genere. Non ho capito, scusami, in genere si definisce autofiction autofiction. Ma perché veramente e... c'è. Cioè... Ecco, è quello bene, per esempio è un genere che io non sopporto, non che non mi piace, dipende, perché il libro non dipende. era scritto male dai, e la dai. storia non Iano, era male. Iano, non dire così, Iano. No, no, ne, naturalmente può, sto parlando fatto, di una ho mia fatto opinione. Minuti di, 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 la, di badalucchi per dire che non si può dire che non ti piace un genere in generale. No, 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 parlo, no, naturalmente. Eh, parlo dei de, de, libri che ho letto di quel genere, non è che si può leggere. Hai mai letto Pomella? Andrea Pomella l'hai mai letto? No. Allora io ti dico, inizia, vai nell'ordine, da uh... come si chiama quello che arrivò a candidato a... allo strega di, due... di tre anni fa? Oh Madonna, non mi viene in mente. Io ti dico che come luce. gusti sono molto anni luce, anni luce. io ti dico anni che come luce gusti provo... sono molto legato al Viaggio dell'eroe. Eh, dicevo come gusti, essendo io legato molto al Viaggio dell'eroe, cioè mi piace quella struttura di romanzo lì. Ma c'è anche nell'autofiction mm. il Viaggio dell'eroe? Sì, però non è così netta come uh, in un gotico, in un thriller. Ok, dammi retta. Dammi ah, no, no, assolutamente accetterò il Ascolta, consiglio. Se, segnati questi titoli Londoner. e chiunque Beh. vuole se li può segnare anche lui. Andrea Pomella, Anni Luce, sì. l'uomo che trema e quello nuovo non me lo ricordo. Porca miseria. E eh, vabbè, tro, trovati i primi due, penso che il terzo viene sono, fuori. Non, so, non sono legati, ma come se lo okay. fossero, okay. Eh, okay. caspita no. Quello nuovo ho presentato due volte, porca miseria, l'ho presentato a novembre e l'avevo presentato ad ottobre a, a Sant'Elpidio Mare. Osti, non mi viene in mente, però è bellissimo. Ti dico, l'autofiction secondo me è un genere come tanti altri, che se lo sai scrivere bene è bello. Se ti... Poi per esempio, da, eh, anche lì, no? Hai citato sai che cosa non mi piace? Sai mm. che cosa non mi piace del genere? Mm. La troppa introspezione una cosa che mi piace molto eh, è immaginare, provare a, provare a immaginare e a indovinare quello che un personaggio sta pensando oppure quello che il personaggio sta immaginando, oppure cercare di anticipare le mosse del personaggio, cercando no, indizi nei suoi comportamenti precedenti. Se invece Pagine e pagine del romanzo sono incentrate su pensieri. Mi spiattelli tutto il tuo modo di pensare, tutto il tuo uh, pensiero riguardo a una determinata situazione, non lasciandomi spazio di manovra. Cioè io devo rimanere incanalato nelle linee guida che tu mi hai dato. Non posso viaggiare con la mia mente, magari... Pensando che tu la vedessi in un certo modo sbagliando, e poi quando arriviamo al, cli al climax, eh, rivedere tutto il mio pensiero, tu mi dici tutto e subito. Può anche essere che io ti dica tutto. Sto parlando, sto parla no, sto <ride> parlando naturalmente, ripeto, dei libri che ho letto di quel genere. Guarda, ti faccio un esempio. È veramente banale. Mi chiudo, banale banalizzo. E chiudo qua molto velocemente, può anche essere che io ti mandi in quella direzione affinché tu possa rimettere tutto in discussione una volta arrivato alla fine, potrebbe anche essere questo, eh, come potrebbe tu, anche essere, ma lo sai che cosa mi viene, sai perché? Perché, invece, io nel momento in cui tu mi dai una pista. Io ho studiato criminologia. Sì, sì, Partiamo mi ricordo, l'hai già libro. detto. Infatti, hai mai, eh, le, 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 le indagini. Hai mai le, letto le indagini. Mindhunter? No. Segnati anche questo. Okay. Conta che non mi piace Carrisi. No, 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 ma in Dunter non c'entra niente con Carrisi. No, perché uno sente che ho studiato criminologia. Serie, se vuoi guardare una no, se no, no, sì, serie. No, no, no. Sì, sì, sì. Ho, ho visto che c'è una serie, non l'ho mai vista, però lo, ho visto il titolo. No, ti stavo tende, dicendo. Però è pazzesca. Perché, perché ho sottolineato il fatto di essere eh, cri, laureato in criminologia? Perché c'è un concetto base nell'investigazione che è: ho un pensiero, devo cercare di destrutturarlo. Cioè, l'indagine è una pista lavoro in funzione di screditare quella pista se non ci riesco è la pista giusta questo è il concetto a grandi linee dell'investigazione ora se tu mi dai una pista che poi si rivela quella giusta io per tutto il libro penserò ma magari sto sbagliando forse succederà qualcosa non è quella giusta perché ho questa forma mentis se poi alla fine del libro si rivela quella giusta, io ci rimango, ma <ride> perché non è una cosa eh, che però, ho scoperto io, è una cosa anche che mi hai detto tu. Una cosa che hai appena detto ci, probabilmente va bene per dei libri, probabilmente non va bene sì, per i assolutamente, per questo e ti ho citato Dale. Vale. Devo dirti la verità, io adoro Daria Bignardi, conduttrice, adoro Daria Bignardi, giornalista. Non mi piace Daria Bignardi, scrittrice. Quindi. Credo che questa cosa qua sia una cosa veramente del tutto, del tutto personale, ma come tutto nella certo, lettura. Canto. Lo, sai ma che... naturalmente. Lo sai che io predico il fatto che nella lettura ognuno è giusto che. Anzi, io dico, nella mia vita, la, la regola aurea è ognuno faccia, cazzi... ognuno fa quello che vuole, quello che gli va, e legga quello che gli va, eccetera, eccetera. Uh, stavo leggendo i commenti. Anita ci dà una chiosa che dice: Per sintetizzare, Caro, mi piacciono tutte le storie. 48 so minuti. Sì, 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 appunto. Stavo dicendo. Per sintetizzare, mi piacciono tutte le storie che mi lasciano qualcosa, che mi fanno sorridere, che mi portano lontano. Anche tutte e tre le cose insieme. Sì, se, se trovi il. Um, se trovi il libro che ti dà tutte e tre le cose insieme hai fatto bingo. E sì, comunque penso che sia una, una visione abbastanza condivisibile. Poi mentre Antonino continua a fare allite con, con il telefono, leggo anche il commento di Leonardo che mi chiede se ho visto il film Paura in palcoscenico. Uh, Ciao, no. In Hitchcock, in mie, stavo, Hitchcock in, mi è un uh, diretta, autore, è un regista a me molto caro, ah, ma guarda. questo mi manca. No, Comunque, ragazzi, uno, ma è, uh, ho messo, per ho messo il non chiudere, <ride> diciamo, tra virgolette. Sì, sì, va bene, questa finendo, va bene così. questa, questa chiacchierata, fighissimo, fighissimo bellissimo <ride> Ravenna, mi piace. <ride> Ma sei arrivato a che ora? Sta, Antonino, lo muto un attimo. Ma hai girato un po', sei un po in... Allora, dicevo, per chiudere, ragazzi, ehm, naturalmente non voleva, cioè, voleva essere una chiacchierata così, che desse degli spunti, no? eh, Che ci facesse conoscere qualcos'altro come sempre, insomma, l'obiettivo di questa chiacchierata è quello naturalmente di ampliare un po' di più i nostri orizzonti. Quando si, <ride> Quando si parla eh, di libri con persone diverse, è bello anche quello, allargare i propri orizzonti e scoprire cose nuove. Stasera, per esempio, Antonino ci ha dato un altro paio di titoli che sicuramente... Eh, sì, la conversazione di Antonino. Non so perché di solito quando si attacca alla conversazione telefonica la, la rete internet eh, si stacca, non gli è successo, um, però stavo dicendo, quindi, insomma, l'importante poi a un certo punto è essere aperti con la propria mente e rimanere non rimanere ancorati ai propri generi, io non credo che nessuno di noi lo faccia, poi naturalmente ci sta un genere di piace di più, un genere di piace di nero, quello... Vabbè, fa parte del gusto personale, ci mancherebbe altro, ognuno ha la libertà di fare quello che vuole, come dice sempre Antonino, che insomma, è, ed è una verità sacrosanta, eh, leggi quel che ti pare purché leggi. Ed è così, alla fine dei conti, se, se ci pensiamo, eh, un libro per come lo concepisco io... È uno strumento di intrattenimento che contemporaneamente fa due cose: ti tiene compagnia e ti fa scoprire nuovi mondi, e allargare la mente, scoprire nuovi modi di pensiero, scoprire nuove culture, eccetera, eccetera. E un altro medium che faccia la stessa cosa, eh, stimolandoti anche eh, con la fantasia, non, non credo esista. Antonino è tornato, ho detto, adesso lo smuto, eccolo qua, Antonino stavamo ascoltando la tua conversazione, infatti ho, ho, ti ho mutato per questo motivo Ah ti chiedo scusa, ho fatto una cazzata, e, grazie per avermi smutato, ho fatto la cazzata di non aver messo il non disturbare nel telefono Non ti preoccupare, hai non ti preoccupare Stavo chiudendo dicendo, oh, raga, eh, volevo sebbene nel bene e nel male, qualsiasi genere vi piaccia, leggete. <ride> e, insomma, questo è, questo è quanto. E, tu vuoi dire qualcosa per salutarci? Beh, intanto ho imparato una cosa, che devo mettere in non disturbare. <ride> Pronto? Anto, ci senti, Mi senti? Ragazzi, ragazzi. Adesso sì. Ok, perfetto. Quindi vuoi dire qualcosa per tu? chiudere? Sì, sì, ti sento. Ma io volevo, io volevo sentire che cosa avevi detto tu alla fine, ma mi, mi sentirò, appena chiudiamo, mi riguarderò la diretta. Mi guarderò gli ultimi minuti. Sì, no, ma alla fine te l'ho detto, ma come dici detto, sempre tu. Porcate. Ho... Aspetta, ma ho detto porcate, ti ho mandato a cagare? no perché... mentre sentivi la telefonata intendevo no 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 no, no, no non ti preoccupare eh... no perché vabbè poi te lo racconto fuori, fuori onda ti mando un messaggio dai <ride> perché nell'altro gruppo mi è, è arrivata sta telefonata perché nell'altro gruppo stanno combinando i disastri quindi c'era un mio amico che mi voleva informare ok va bene allora ragazzi come sempre un piacere è chiacchierare con voi di libri. Potremmo andare avanti per ore, ma ci dobbiamo fermare anche perché siamo già, eh, abbiamo già sforato di otto minuti e mezzo. E, tanto, tanto stai diventando fiscale, adesso otto minuti e mezzo, e <ride> ci, dobbiamo, ci dobbiamo violentare in questa maniera, Antonino. Altrimenti, veramente si fanno, si, fanno, si fa mezzanotte. Ma io la proposta <ride> l'ho lanciata. È eh, adesso che ci, che ci sbrigliano. Ci troviamo a metà strada, tu vieni su, noi veniamo giù e sì, facciamo una cena insieme. Io l'ho sì, lanciato una cena, un pranzo, un sabato, una domenica. E ci vediamo. Ci facciamo fa, ci facciamo la, macchinata, la macchinata, dei pesaresi, la macchinata dei, di quelli che arrivano da altre parti del mondo. E. <ride> Pesaro il resto del mondo, <ride> rilanciamo l'hashtag rilanciamo Libri per Passione sul Comodino. Libri per passione sul comodino. Hashtag aspettiamo le vostre fotine che poi ricondivideremo sulla pagina. Uh, vi auguriamo una buona serata, ragazzi. Ciao a tutti, come sempre un piacere, ci vediamo settimana prossima. Mercoledì per l'esattezza. Segnatelo sul calendario. Questa volta è fissata oh, la, la data. Ciao, ragazzi.